Oh, quante prese all'esame? 27. Neanche se sommo tutte le materie faccio un 27. Dopo tutte le regole e gli orari del liceo, gli anni universitari sono unici. Hai finalmente tutto il tempo che vuoi a tua disposizione. E allora ti perdi sui libri, ti ubriachi di libertà e non solo, Ragazzi, ve lo dico, noi dobbiamo tornare alla politica. Ma quella con la P maiuscola. È così che si lotta, facendosi le canne? Fa di tutto, tranne che studiare. Secondo me è un certo fascino. Sì? Ma chi di tre? No, la casa. Ah! Questa per cosa lo usi? Per il giorno degli esami, no? Quando rivedo nude sui manifesti o sui giornali, penso che invece sarebbe bello mostrare il loro cervello. Che schifo. Ne dico un'altra. C'è la storia delle malattie su questo letto. E mo? Avete cambiato qualcosa qua? Dai, facciamoci una promessa. Tra 10 anni tutti qui a raccontarci chi siamo. Non ci serve niente. Papà. Sono il padre. Avevo capito. La vuoi far arrabbiare? Allora mi guardi, mi sorridi, parla magari di qualcosa. Sei una favola stasera. Chi di noi non ha paura, Carlo? Faraz ha paura di tornare in Iran. Giorgia ha paura di restare sola. Emma ha paura del futuro. Alessandro poi lo vedi, dai. Con tutti i casini che combina, ha paura anche di respirare. E tu? Io. Cercavo una stanza e non mi sono reso conto che invece avevo trovato molto di più. Una famiglia.